Salve a tutti, in questa lezione vi parlerò principalmente delle signorie, però prima di parlarvi di suddette signorie, voglio leggervi un passo molto importante riguardo l'opera di Machiavelli, cioè Il Principe. Ricollegandomi alla scorsa lezione riguardo i principati misti, il grande filosofo ci spiegò quali sono i meccanismi per conquistare il potere stesso. Vediamo che in suddetta sua opera, come nelle successive lezioni vi parlerò, mette molto in risalto le signorie. Vediamo che lui stesso ebbe una brutta esperienza proprio con la famiglia dei Medici di Firenze. Vediamo che suddetta famiglia era la più potente di Firenze e di tutta la Toscana a quel tempo. Ora però, per ricollegarmi alla questione delle signorie, voglio rileggervi un passo molto importante di Machiavelli. Allora, i principati misti. Allora, le vere difficoltà riguardano invece il principato nuovo. Se non si tratta di un principato del tutto nuovo, ma solo di parte aggiunta, si parla allora di principato misto. L'avvicendarsi di principi nasce prima di tutto da una difficoltà connaturata ai principati nuovi. Gli uomini, questo è importante, ecco perché ho ritenuto opportuno rileggervi questo passaggio. Gli uomini cambiano volentieri signore perché credono che il nuovo possa essere migliore. Questa convinzione li porta a battersi contro il vecchio, anche se poi con l'esperienza si rendono conto di essere caduti nell'inganno e di avere peggiorato la loro situazione. Oh, questo è ciò che accadde appunto, ecco perché ho ritenuto importante rileggere questo punto, è ciò che accadde proprio nel periodo delle signorie, una volta diciamo preso il pieno potere dei comuni. Perché all'epoca c'erano due fazioni, cioè i Guelfi e i Ghibellini, che destabilizzarono i comuni stessi e inoltre a causa anche della povertà del popolo. Quindi posero a capo dei comuni stessi un podestà, quindi un signore che avesse come ruolo da pacere a favore dei comuni. Però poi vediamo che una volta conquistato il potere, la piena autonomia, vediamo che, come giustamente, ecco perché ho ritenuto importante leggere questo punto, vediamo che le persone stesse si sono solamente illuse, diciamo, di vivere una condizione migliore a quella precedente. Ciò dipende anche dalla necessità quasi inevitabile che ha il nuovo principe di arrecare danno attraverso un intervento armato o altre azioni malvagie. Ne consegue che il principe si ritrova come nemici tutti quelli che ha dovuto colpire durante la fase di conquista, ma non riesce ad avere come amici quelli che lo hanno voluto, perché non è in grado di soddisfare le loro esigenze come invece si aspettavano, ma anche perché non può usare nei loro confronti la mano ferma, avendo un debito verso di loro. Sempre, anche se uno è particolarmente potente, ha bisogno dell'appoggio di chi vive nei territori di conquista per potersene impossessare. Oh, questo è un altro punto determinante. Cioè, praticamente, il grande Machiavelli afferma che anche se un uomo è potentissimo, ha comunque bisogno dell'appoggio di altri potenti, di altre famiglie, diciamo, come nel caso delle signorie, di famiglie, dell'appoggio di famiglie potenti, in modo tale appunto da consolidare
il loro potere, però a patto che questi potenti soddisfino le richieste degli alleati stessi. Oh. Perché se qualora queste richieste non siano diciamo soddisfatte appieno, i potenti stessi rischierebbero di perdere proprio il potere. Oh, quindi una volta diciamo riletto questo passaggio molto importante, ora posso collegarmi appunto con il tema delle signorie. Oh, adesso vi voglio leggere questo scritto importante proprio per comprendere appunto le origini delle signorie e di tutto quello che ha comportato l'istituzione stesso di suddette signorie. Allora, storia le signorie in Italia di Samantha Cea. Allora, tra la metà del 200 e l'inizio del 300 si assiste ad un fenomeno di grande importanza in Italia, il passaggio dall'istituzione comunale al governo di un solo signore. Tutto questo succede con modalità e tempi diversi sul piano nazionale. La signoria è la risposta alla crisi interna del comune. Infatti, nacque proprio nel momento in cui la lotta fra le fazioni comunali erano giunte ad un punto di non ritorno e rischiavano di compromettere l'esistenza del comune stesso, come vi spiegai poc'anzi. Il signore è dunque una sorta di pacifista, appunto, e cioè colui che mette pace alle guerre interne del paese, anche perdendo la propria libertà. L'epoca delle signorie in Italia ha origine tra il XIII ed il XV secolo, a seguito del disfacimento dell'impero dominato da Federico II. Ecco, questo un dettaglio molto importante, quindi l'origine stessa delle signorie ebbero luogo con il disfacimento diciamo, dell'impero di Federico II e della crisi dei comuni indeboliti da decenni di lotte, guerre tra guelfi e ghibellini e povertà dei poveri, come vi spiegai appunto poc'anzi. È a questo punto che i comuni iniziano a mettere il potere nelle mani di famiglie ricche e potenti. Ecco, questo fu un errore grave. Già importanti per la regione di riferimento attraverso la figura del podestà. I signori stabiliscono alleanze con alcuni vicini e linee di difesa con altri. Ecco, discorso di Machiavelli riguardo cioè al fatto che i potenti hanno comunque sia bisogno degli alleati per consolidare il proprio potere. Spesso nell'epoca quattrocentesca diventano magnati dell'arte e se a loro si devono tante ingiustizie e negazioni di diritti al popolo, infatti il discorso che faceva sempre ricollegandomi a Machiavelli riguardo al fatto che le persone tendono a cambiare insomma, principato, cioè governo, nella speranza che sia migliore, quindi di conseguenza avere uno stile di vita soddisfacente, mentre più delle volte non è così. Tuttavia, si deve anche la bellezza delle nostre città di oggi, quindi va dato merito a questi nobili, a queste famiglie potenti. Se molte città italiane, come per esempio Firenze, in primis, tuttora diciamo, è considerato diciamo, la seconda città più bella del mondo, diciamo, dopo Roma, voglio dire, insieme a Venezia. Allora, si deve anche la bellezza delle nostre città di oggi e della consistenza. Presenza in Italia di opere d'arte. Infatti, l'Italia ha la maggior diciamo, concentrazione di opere artistiche a livello mondiale, mi sembra il 75%. Cioè, voglio dire, l'Italia è l'arte, è la cultura, è la storia. Cioè, l'Italia non è soltanto come altri popoli invidiosi, idioti. Li definirei ci accollano
come dei ladri, dei delinquenti. Noi non siamo, ovviamente siamo anche questo purtroppo, però noi italiani siamo ben altro, voglio dire, nel bene e nel male. Abbiamo lasciato un segno nel mondo, cioè tutto questo è innegabile, come nel campo della moda, nell'automobilismo, nell'artigianato, c'è veramente in tutti i campi, nella poesia, appunto nell'arte, anche nella filosofia, c'è in tutti i settori. Quindi, voglio dire, non è che noi portiamo la nominata e poi gli altri popoli sono santi. Voglio dire, i delinquenti, i ladri, sono ovunque, voglio dire, come anche in Italia. Però non è che in Italia c'è la gentaglia e in altre nazioni non ci sono. Oh, quindi questi sono veramente discorsi demenziali. Voglio dire, loro, altre nazioni, si sognano le bellezze dell'Italia. Basta andare a Roma, appunto a Firenze, voglio dire, e rimanere semplicemente in silenzio e non parlare, diciamo, dinanzi a tanta bellezza. Allora, l'evoluzione delle signorie è quindi una storia che ha forte rilevanza sull'Italia di oggi. Allora, leggiamo il primo punto. Le prime signorie si formano alla fine del XIII secolo, come dissi prima. È il caso di Verona e di Milano. Ceti aristocratici e borghesi iniziano a mettere il potere nelle mani di un podestà che avrebbe il ruolo di mettere fine a lotte e controversie, come dissi prima. Scusate. Dal ruolo di podestà inizia la successione di tale carica ad altri appartenenti della stessa famiglia, fino a che la famiglia assume per diritto il potere all'interno del comune. Ecco, questa, diciamo, già è la prima fase per aumentare il loro potere e di consolidarlo, cioè come con l'ereditarietà, cioè il podestà ereditabile, quindi da padre a figlio o qualsiasi altro componente della famiglia. Quindi già questo è l'inizio verso l'acquisizione ulteriore del proprio potere. Poi, il comune generalmente non sparisce dalla scena politica, ma il suo potere diviene molto relativo e le decisioni sottoposte a quella della famiglia dominante. È ovvio, una volta diciamo che si è istituito il podestà, è normale che poi il potere del comune è relativo, voglio dire, questo è ovvio. Quindi questa è la prova ulteriore che le signorie stanno sempre più prendendo piede, quindi stanno fortificando il loro potere. Allora, il signore non deve sottostare alle leggi del comune. Anzi, diviene spesso il promulgatore di leggi, ah, cioè quindi addirittura anche dal punto di vista legislativo. Non è che i signori, cioè le signorie, devono attenersi alle leggi stesse del comune, anzi sono essi stessi che promulgano le leggi. Quindi questo è un altro ulteriore passo per consolidare il loro potere. Quando una famiglia ottiene dall'imperatore un titolo, ad esempio il titolo di vicario, duca o marchese, ha formalmente inizio la signoria su un determinato territorio. Leggiamo il secondo punto. Alla fine del 400 l'Italia è divisa in grandi e piccoli regni, come si vede da alcune mappe. Tra quelli più estesi, gli stati pontifici ed il regno di Napoli occupano tutta l'Italia del sud. Il regno di Sicilia è a sé stante, mentre la Sardegna è sotto il dominio spagnolo. Altra grande area a nord-est è quella della Repubblica di Venezia, che arriva alle coste dell'attuale Croazia, mentre la Repubblica di Genova occupa la Croazia e la Corsica. Sono repubbliche anche le forme istituzionali di Siena e Firenze, mentre Saluzzo è un piccolissimo marchesato. I ducati sparsi per la penisola sono quelli di Milano, Mantova, Modena, Ferrara, Asti, Monferrato e Savoia. Il terzo punto.
ho letto come sono, diciamo, distribuite, diciamo, i territori riguardo il regno delle due Sicilie e, insomma, e le signorie stesse, lo stato pontificio. Allora, terzo punto, le signorie più antiche in territorio imperiale sono quelle della Scala Verona, noti anche come Scaligeri, e dei Visconti a Milano. Queste sono proprio le famiglie più antiche. A Milano, in successione, dominano i Della Torre, i Visconti ed infine gli Sforza. Mantova dominano i Bonacorsi prima e i Gonzaga poi, ma prima di questi, in epoca imperiale e comunale, la famiglia più in vista era quella di Canossa. Nel territorio pontificio le signorie sono molte. Le più importanti, sotto il profilo economico, si rivelano quelle degli Este a Ferrara, Monteferto ad Urbino, Malatesta a Rimini. Queste erano, diciamo, le famiglie più potenti proprio dal punto di vista economico, più ricche. In Toscana sono i De Medici a dominare, come dissi prima. La Repubblica di Venezia ha invece il titolo di Ducato e governa la Serenissima Signoria, formata dal Doge, da un Consiglio e dai Giudici. Si tratta di un istituto diverso che non prevede l'ereditarietà del titolo. Ecco, a differenza, diciamo, delle signorie, la Repubblica di Venezia non prevede l'ereditarietà del titolo. E questo è, diciamo, un particolare molto importante. Vediamo in dettaglio alcune delle signorie più importanti d'Italia. Allora, il quarto punto. La signoria dei Visconti domina Milano tra Medioevo e Rinascimento, dal 1277 al 1447. La figlia dell'ultimo duca sposa uno Sforza e da qui la signoria cambia nome. Tra i due casati la breve esperienza di 3 anni della Repubblica Ambrosiana. Poi i Visconti sono stati spesso in lotta con gli stati confinanti, specialmente con gli Scaligeri e la Serenissima, e hanno creato appoggi con il ducato gonzaghesco di Mantova e la famiglia Sforza di Cremona, che poi è entrata nella successione del Ducato di Milano. Una curiosità, il simbolo del Biscione di Milano è proprio visconteo. Gli Scaligeri o della Scala dominano a Verona tra il 1262 ed il 1387. È Mastino della Scala che trasforma il comune in signoria. Mercante di tessuti, non è nobile né straordinariamente ricco, ma vanta grandi capacità strategiche, politiche e militari. Al momento di massima espansione, con il sostegno di clero e mercanti, i veronesi arrivano ad infastidire Venezia, che si allea con Firenze per ridimensionare il territorio scaligero. Dopo la pace, rimane veronese il territorio di Lucca, che verrà venduto ai fiorentini in quanto isolato e scarsamente difendibile. Saranno i Visconti, approfittando di un vuoto politico per questioni di successione, a cacciare definitivamente gli Scaligeri da Verona. Quelli della Scala è stata la signoria che ha reso Verona famosa come città dei marmi. Ecco. Diciamo, leggendo questi scritti è importante proprio aver compreso le strategie, proprio i meccanismi politici, diciamo, di suddette signorie, proprio per consolidare il loro potere, proprio anche attraverso e soprattutto con le alleanze con altre famiglie. Per spodestare, diciamo, altre famiglie e quindi accrescere in potenza. Oh. Ecco, diciamo, ecco perché ho ritenuto importante leggervi questi passaggi, anche per capire chi comandava a quel tempo, diciamo dal 1200 al 1400 in Italia. Allora, dei marmi. Allora, il sesto punto, questo è importante, il sesto punto, lo reputo molto importante, proprio per capire appunto la strategia. La signoria
dei Medici domina Firenze e la Toscana per un lunghissimo periodo. La ricchezza della famiglia non nasce dall'origine nobile, ma dall'attività mercantile che si trasforma in attività bancaria. Oh, cioè, poi c'è la famiglia, insomma, dei Medici, che era appunto la famiglia più potente di Firenze e di tutta la Toscana. Vediamo che non avevano, diciamo, origine nobile, però comunque sia, divennero, diciamo, signorie, perché erano comunque famiglie molto ricche, quindi potenti, e infatti talmente che erano ricchi, divennero dei banchieri. E vediamo che tuttora i banchieri sono gli uomini più potenti del mondo. Vediamo che la finanza determina la politica, quindi di tutti gli stati del mondo. Oh, e quindi ne determinano le sorti stesse delle nazioni. Quindi sono loro a determinare la pace e le guerre tra i paesi. Oh, per farvi capire proprio che potere hanno, ha la finanza. Allora, da Cosimo de' Medici a Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, la signoria cerca di stabilire un rapporto diretto con le famiglie in vista, ma anche con i sudditi, in modo da stabilire un clima di fiducia utile al mantenimento del potere. Ecco, sembra la questione consolidamento. Un potere comunque molto invidiato da chi non lo detiene. Ovviamente poi, diciamo, inevitabilmente si crea l'invidia da parte di altre famiglie. La dimostrazione viene dalla congiura, addirittura, messa in atto dalla famiglia dei pazzi. La seconda per ricchezza a Firenze, ma che al contrario dei Medici può esibire titoli nobiliari e cavallereschi. Oh, diciamo, ovviamente questa famiglia, sempre ricca e potente dei pazzi, era la seconda famiglia più ricca e più potente, diciamo, di Firenze, a differenza, diciamo, dei Medici, erano comunque famiglie nobili. E proprio in virtù di questo accresceva ulteriormente l'invidia da parte di questa famiglia nei confronti dei Medici, proprio perché loro, essendo dei nobili, si sentirono sminuiti che dei Medici, diciamo che questa famiglia Medici fosse più ricca e più potente, insomma, di loro. Addirittura non essendo nemmeno, diciamo, in origine una famiglia nobile. Quindi l'odio, tra virgolette, diciamo, era anche comprensibile. Allora, così mi dicevo, i Medici ne temono il potere, e la mettono al bando da ogni possibile partecipazione al governo. La famiglia Pazzi organizza l'uccisione di Lorenzo e del fratello Giuliano con la complicità di famiglie nobili e personalità ecclesiastiche indebitate con le banche medicee. Oh, cioè, addirittura i Medici, intuendo l'odio di questa famiglia Pazzi nei loro confronti, addirittura decisero di metterli da parte, diciamo, riguardo la scena politica. E la famiglia dei Pazzi, ovviamente, diciamo, alleandosi con i potenti della Chiesa, cioè gli ecclesiastici, in quanto a questi ultimi li conveniva perché avevano dei debiti nei confronti della famiglia dei Medici in quanto banchieri, quindi era anche nel loro interesse alleiarsi con la famiglia dei Pazzi in modo tale da fare una congiura nei loro confronti con l'intento di uccidere entrambi i fratelli. Però vediamo che solo un fratello riuscirono a uccidere e non Lorenzo il Magnifico. Allora vediamo. Riescono all'intento di uccidere solo Giuliano e il potere dei Medici diventa ancora più forte. Oh, quindi la famiglia dei Pazzi uccisero sì il fratello, però si ebbe comunque un rovescio della medaglia.
e vediamo che addirittura la famiglia dei Medici divenne ulteriormente potente. Oh, questo è proprio, lo reputo importante, il sesto punto, proprio per collegarmi al discorso che insomma, faceva Machiavelli su come, quali sono i meccanismi per conquistare e consolidare il potere. Ecco, questa è una prova di quello che facevano le signorie, voglio dire. Praticamente le signorie erano, possono essere considerate come delle famiglie mafiose di quel tempo, cioè creando alleanze in maniera tale da consolidare il loro potere, i loro territori, a discapito di altri, cioè di altre famiglie. Infatti, con il caso dei Pazzi e dei Medici, addirittura si è arrivati anche all'omicidio. Quindi a quei tempi questi nobili, insomma, queste signorie, uccidevano, si uccidevano tra loro, come ad esempio un caso eclatante è quello di Cesare Borgia, il figlio del Papa insomma, Alessandro, ed era fratello anche alla famosa Lucrezia, l'avvelenatrice. Quindi questo Cesare Borgia commise molti omicidi per consolidare il proprio potere. Cioè, quindi come agiva come un mafioso, proprio per consolidare il proprio potere. Però non solo il mafioso dal punto di vista sociale, diciamo, però nel punto di vista politico anche, per esempio, gli uomini potenti, come ad esempio i dittatori, voglio dire, i dittatori generalmente, anzi tutti, per conquistare il potere di una nazione hanno commesso colpi di Stato, quindi stroncando priori la democrazia in maniera tale che siano solo loro ad avere il pieno potere sulla nazione. Oh, e per mantenere questo pieno potere uccidevano e uccidono, cioè i dittatori che esistono tuttora, diciamo, i loro nemici. Diciamo che questo è un particolare che ci tengo a dire. Ovviamente tutte queste azioni sono immorali, quindi sono di per sé delle ingiustizie, no? A discapito dei più deboli, dei cittadini. Però, tuttavia, questa è la realtà del mondo. Cioè, le mie azioni non hanno, lezioni, non hanno l'intento, di impersonificarmi in Dio, cioè giusto o non è giusto. Cioè, praticamente, leggendovi Machiavelli, è lì stesso. Spiega proprio la realtà del mondo, così com'è. Oh, quindi non è che le mie lezioni, in questo caso, voglio fare il giudice, ma solo semplicemente diciamo, rendere pubblico quali sono appunto i meccanismi per ottenere e consolidare il potere. Quindi partendo da ciò, se un dittatore appunto commette determinate azioni per consolidare il proprio potere, vediamo che è costretto a fare questo, perché se non agisse in tal modo, vediamo che sarebbe egli stesso spodestato, quindi altri prenderebbero il proprio posto. Lo stesso, per esempio, un mafioso. Cioè un mafioso per consolidare il proprio potere diciamo, è costretto, sempre dal punto di vista diciamo, storico, è costretto a commettere anche omicidi, perché al tempo stesso egli stesso potrebbe essere ucciso, perché potrebbe esserci un altro di un'altra famiglia che vorrebbe prendere il proprio posto, il posto diciamo, del mafioso stesso. Quindi voglio dire, dal punto di vista civile queste azioni possono essere anche giudicate in malo modo, però se uno vive, ecco questo è importante, se uno vive in determinato contesto e anche contro la propria volontà è costretto a commettere determinate azioni, anche immorali. Diciamo,
E questo appunto è la filosofia, diciamo, di Machiavelli. Però tuttavia la filosofia generale di Machiavelli è quella di, con la sua famosa citazione, il fine giustifica i mezzi, non vale, diciamo, in modo universale, ma a patto che se si agisse in modo immorale, è solo per un fine giusto, un fine buono, cioè per il bene di tutti. E nel caso della politica, per il bene dello Stato. Oh, quindi ecco, questo è il pensiero, diciamo, importante, fondamentale di Machiavelli. Quindi Machiavelli non vuole che si agisca nel nome del male, ma anzi il contrario, troppo si è anche costretti a commettere atti, diciamo, immorali proprio per il bene stesso, della, nazione. Oh. Quindi la moralità, purtroppo, nel contesto politico, in determinate condizioni, non ha alcuna, rilevanza. Anzi, la moralità, universale nella politica può comportare addirittura, dei disastri. Per esempio, nessuno, per esempio Machiavelli, insegna l'arte della guerra, cioè la guerra, insomma, le armi, purtroppo, la realtà insegna che sono inevitabili, però per difenderci dal nemico. Cioè voglio dire, se anche tutti noi, diciamo, in teoria, diciamo, dovremmo essere dei cristiani, poi nella realtà non lo è nessuno, voglio dire, tranne pochissimi. Insomma, siamo sempre a favore della pace, perché sono valori appunto cristiani, insomma della fratellanza. Però voglio dire, se un nemico ci attacca con le armi, che dovremmo fare? Dovremmo affidarci a un intervento divino? Cioè, voglio dire, quindi purtroppo in alcune situazioni, per salvaguardare la propria nazione, si è costretti anche a usare le armi, quindi a uccidere anche il prossimo. Purtroppo prevale tuttora, diciamo purtroppo, dico sempre, la teoria di Eraclito, cioè dei contrari, cioè non c'è la pace se non c'è la guerra, diciamo, e viceversa. Come c'è il giorno, così c'è la notte. Quindi la teoria del pandarei, cioè del divenire. Quindi, alla fine, nonostante tutti i nostri sforzi, diciamo, anche grazie ai valori del cristianesimo, no? Di amare il prossimo, però la realtà del mondo, purtroppo, ripeto per l'ennesima volta, è ben altro. Come disse Schopenhauer, l'ideale non è il reale. Oh. Dopo avervi detto questo, allora, le signorie, settimo punto, perdurarono quindi per secoli e il loro termine avvenne per differenti motivi. Alcuni cacciati come gli Scaligeri, altri confluiti in altre famiglie come i Visconti, altri senza eredi o andati in rovina come i Gonzaga, che vendettero all'estero le proprie collezioni. La mancanza di eredi e quindi l'unione con altre famiglie distorse poteri e patrimoni. Ecco, questo è un altro punto molto importante. Per esempio la questione degli eredi. Diciamo, è importante avere degli eredi, ma questo vale in tutti, diciamo, i contesti. Perché se una famiglia qualsiasi ha delle proprietà e non ha degli eredi, vediamo che è tutto il patrimonio va perdendosi. Quindi anche il potere stesso va a perdersi. Infatti le signorie volevano sempre gli eredi proprio per avere come potente sempre uno della famiglia. Così anche per esempio, no, le attuali, insomma, famiglie mafiose. Infatti il potere si eredita, diciamo, da padre in figlio. Ecco che, diciamo, la modalità, diciamo, delle famiglie mafiose con la modalità delle famiglie di quel tempo, delle signorie, hanno gli stessi meccanismi strategici.
per acquisire e per consolidare i loro rispettivi diciamo, poteri. Praticamente Machiavelli diceva un'altra cosa importante, cioè che nel mondo si domina o si viene dominati. Cioè purtroppo è così. Cioè, viviamo in un mondo dove ci si deve far rispettare, voglio dire, sia con le buone che con le cattive. Ovviamente a favore nostro dei cittadini c'è la legge che ci tutela, quindi la democrazia ha l'intento di garantire la giustizia stessa ai cittadini, no? Proprio con le leggi. Però voglio dire, come nel campo, ad esempio, delle signorie, no? Il potente lo domina sul forte, come diciamo, guarda anche la mafia, che sono persone molto potenti, insomma, voglio dire, rispetto ai cittadini. Vediamo che proprio partendo da ciò, la storia che cosa ci insegna da queste due realtà? Che anche noi nella vita civile. Purtroppo non che dobbiamo a priori dominare gli altri, però nell'eventualità che altri vogliano dominarci, noi, voglio dire, con la nostra dignità, con il nostro onore, voglio dire, dobbiamo anche farci valere, non è che possiamo farci mettere i piedi in faccia da chiunque. Quindi, come diceva lo stesso Aristotele, grandissimo Aristotele, l'uomo deve difendersi proprio per dignità propria, per onore proprio. Quindi, se uno vuole dominarci, al tempo stesso noi dobbiamo fare in modo che ciò non accada. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, siamo costretti, perché la realtà del mondo ce lo richiede, a dominare gli altri. Quindi è molto importante questo particolare. Ecco perché vi sto facendo queste lezioni di Machiavelli e successivamente ne farò ancora, proprio per ca farvi capire proprio la realtà del mondo. Purtroppo, diciamo, ripeto, le belle parole, diciamo, gli insegnamenti, è giusto che ci siano l'educazione, il rispetto per il prossimo, l'amare il prossimo, però vediamo che la maggior parte delle persone fanno proprio il contrario di questo e noi, proprio in virtù di quello che abbiamo letto, purtroppo siamo, dico, purtroppo, dobbiamo essere, come diceva Machiavelli, un po' volpe e un po' leone, cioè dobbiamo essere astuti e dobbiamo essere al momento giusto anche, tra virgolette, aggressivi con chi, vuole dire, vuole farci, del torto o vorrebbe, diciamo, dominarci o volerci, del male. Quindi, nel momento giusto, bisogna usare sia la carota, che il bastone. Quindi è molto importante la dignità propria e quindi nel farsi, rispettare, dagli altri.